Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il branco di O. Amici di Wild Hunters, buongiorno a tutti, benvenuti a questo Daily Report dedicato a una puntualizzazione e poi vi volevo dare un up to date, un aggiornamento su dei test che sto facendo con il calibro 223, d'accordo? Abbiamo fatto un abbattimento, ne avevamo fatto uno qualche giorno prima e così vi do qualche aggiornamento. Allora, innanzitutto i miei due video che avevo dedicato in questi giorni a questo accordo Lega Movimento 5 Stelle, poi quello successivo riguardo il pupazzo e gli sviluppi e la lotta contro le armi paventata da più parti, hanno scatenato una serie di polemiche, alcune costruttive, altre molto meno. E infatti volevo puntualizzarvi una cosa: siccome mi avete criticato per aver criticato quei cacciatori che hanno votato il Movimento 5 Stelle, e la mia innanzitutto era semplicemente una presa di posizione personale, e l'ho detto. Quindi il fatto che qualcuno di voi abbia detto che un giornalista non dovrebbe schierarsi, allora cerchiamo di chiarirci su questo punto. Io innanzitutto ho detto che avrei detto la cosa a livello personale, quindi ho distinto. E in ogni caso vi vorrei ricordare una cosa, che attualmente il 99% dei giornalisti in Italia è schiavo di un padrone, che è un editore, il quale o prende ordini e soldi dalla politica, da un partito politico, va bene, oppure ancora peggio, ha delle lobby. Quindi nessuno è indipendente, quindi è inutile che mi raccontate questa favola. Io sono uno dei pochi, quell'1% dei giornalisti in Italia, indipendenti, non ho padroni, sono padrone di me stesso, quindi sia da un punto di vista professionale, sia da un punto di vista personale, sono nel privilegio di poter dire quello che mi pare, d'accordo? E questo è un primo punto. Il secondo punto è questo: vorrei dirvi che tra i miei migliori amici ce ne sono alcuni che hanno votato il Movimento 5 Stelle e li rispetto nella maniera più assoluta. Non diventeremo da domani nemici. Per me non è cambiato niente, c'è una piena libertà di esprimere le proprie opinioni, i propri voti, le proprie preferenze, ci mancherebbe altro. Il problema è un altro, il problema è che io, come Alessandro Magno Giange, come giornalista, ho acceso una telecamera e mi sono preso delle responsabilità nel dire quello che ho detto, va bene? Voglio vedere quando sarà il giorno che questi cacciatori che hanno votato il Movimento 5 Stelle dovranno confrontarsi con quella decisione che hanno preso. Voglio vedere se avranno, come me, le palle per accendere una telecamera e strappare il porto d'armi uso caccia di fronte alla telecamera. Perché questo è il punto, d'accordo? È solo questo il punto. Quindi vi aspetto a Filippi. E con questo ho concluso questo mio primo intervento. Veniamo invece adesso finalmente alla caccia. In questi giorni sto testando queste due cartucce, entrambe in 223, la 55 grani Nosler Ballistic Tip caricata dalla Federal Premium, nella linea Premium, e sempre nella Federal Power Shock la 64 grani Soft Point. È un test che sto facendo su una CZ527 Synthetic, che è una delle armi di mia proprietà, che poi vedrete nella rubrica
Armeria Magno, lo vedrete nella terza puntata che ho dedicato a quest'arma fantastica. E perché? Perché vi volevo dare anche dei piccoli mini interventi sul campo, sui cinghiali abbattuti. E ieri sera siamo riusciti a prendere questo cinghiale che vi faccio vedere adesso. Si tratta di un cinghiale di una sessantina di chili, preso a una distanza di circa 80 metri al buio completo. Era veramente un tiro difficile che ho potuto fare perché c'era quasi plenilunio e quindi ci avevo ancora quei 10 minuti legali. È uscito e sono riuscito a prenderlo. È un test molto interessante che fa parte di tutta una serie di videotest e dossier sul calibro 223, perché si tratta di un calibro sottostimato ma dall'efficacia incredibile sul campo di caccia, soprattutto perché ultimamente abbiamo visto che nella caccia di contenimento danni e nella caccia di selezione al cinghiale stiamo preferendo questo calibro e queste cartucce, perché sparando in testa e al collo abbiamo il minimo danno alla spoglia, perché di sera tardi prendere gli animali alla spalla, farli andare nel bosco, magari dover essere costretti il giorno dopo a prendere il cane e a buttar via l'animale perché ora fa tanto caldo. E quindi questo calibro, invece, tirando alla testa, tanto le distanze di tiro con l'erba alta e tutto sono veramente corte, che la faccenda dell'erba alta, che ci sta veramente rendendo complicatissima la caccia, è anche un vantaggio, perché l'animale, avendo gli occhi molto bassi, si sente sicuro e quindi evita il vento gli arriva, il vostro odore, anche se siete sotto vento, se c'è l'erba molto alta gli arriva con ritardo, quindi voi avete il tempo di poter prendere l'angolo di tiro giusto. Infatti ieri sera io e Lorenzo Vanni ci siamo spostati più su, in una posizione più rialzata, per vederlo meglio, e gli abbiamo potuto tirare. Quindi questo fa parte appunto di un dossier che vedrete a breve, e con questo mio intervento vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani mattina.